E bravo ragazzi, io sono CD e oggi do il primo episodio di F1 Clash, oppure in inglese F1 Clash. Ok ragazzi, quindi adesso questo titolo oggi è per la domenica, quindi voi penso che lo dovete vedere lunedì questo di qua. Ma prima di iniziare devo dire una cosa abbastanza bella, abbastanza boh, posso dire. Che fa ridere, che fa piangere per alcuni, penso che qualcuno dovrebbe piangere, non dico però. Un po' che a me mi dà un po' sui nervi, cioè nervi, non è che farà bene, mi dà un po' fastidio, perché poi mi preoccupo io. Allora, l'ultima volta ci eravamo fatti con 96 o 86 bandiere, ok? Io devo fare 3. No. 2 o 3. 2 GP che avevo un accumulo perché avevo saltato 2 domeniche in accumulo, quindi dovevo farle, che con 5 minuti, quindi ok, e più la sconfitta che ho fatto nell'ultimo video. E nel video perso, e perché io quando non faccio video vinco? E ho vinto io, boh, quindi non so. Io ragazzi cerco di vincere, la macchina, guarda, su team, piloti, sempre lo stesso, punteggio team, sempre lo stesso, sull'auto i componenti, freni, cambio, alettone posteriore, alettone anteriore, sospensioni e motore è sempre lo stesso, quindi potenza, dinamica, aderenza, frenabilità. Il tempo medio di stop è sempre lo stesso. Quindi ragazzi, io adesso non lo so. Io ragazzi dico solo una cosa, che io non è che sono pessimista, dico la verità, io ho paura ancora di perdere, ho paura ancora di perdere, perché ragazzi in tutti e tre, quindi i due in accumulo più il GP di recupero perché avevo perso, quindi sempre la camera spente. Tutti e tre li ho vinti, ok? Sono a 106 bandiere, se vi ricordate, ok? Quindi ero... in realtà stavolta ero a 98, se non sbaglio, bandiere, comunque non mi ricordo. Comunque ragazzi, io... speriamo che mi vada a fare tutto tranne Ungheria e Zandvoort. Ragazzi, dico una cosa, io spero di vincere, solo questo, solo questo. Ah, punteggio team altissimo, quindi qua rischio di perdere. E con 100 bandiere, quindi messo però, qua c'è il punteggio team che è forte. Però anche il tizio dipende da come gioca, ok? Riunito Silverstone, vediamo un po'. Come va sto gioco? Piove tanto, quindi già va male, bene, quindi la pole position va a me per poco. Poi quarto e decimo, undicesimo. Allora, gomme da bagnato, visto che piove ragazzi, vorrei fa subito qua e un po' taglia legna, no, zar. Mettiamo Zarra per lui. E veloce, 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 veloce. Zavorra. Equipaggia. Ok, ragazzi, per forza qua perché il punteggio team è troppo alto. È troppo alto, non voglio perdere. Non voglio perdere. Via. Uno perché piove, si piace battente. Dicono piove. A volte va bene, a volte va male. Poi soprattutto con un punteggio team alto, ragazzi, io non ce la faccio. Io con un punteggio team alto, ragazzi, magari sono loro che sono. Magari possono essere scarsi loro, adesso non che gli insulti, però possono essere scarsi loro, nel senso che. Aspetta, 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 asp
Non dico che loro sono scarsi, dico che loro magari possono essere, non dico proprio forti, ma un pochino. Ragazzi, intanto sì, sembra che non rallenti, però in realtà in compenso, ok. Comunque, guarda, questo Vettel è undicesimo, sta mantenendo la stessa posizione, anche se sto facendo il conservativo di carburante e tutto. Ragazzi, dai. Sto creando un vantaggio tranne le curve, ok, con la guida conservativa. È il bonus che hai fatto tutto questo, perché anche con Sebastian Vettel con guida conservativa e con tu, cioè, tu, su conservativo su guida conservativa, ok. Ragazzi, io non so, gente, tra poco comincerò ad andare a perdere potenza, ok, dai, posso dire. Adesso, ragazzi, qua devo fare una cosa importantissima. Adesso qua devo tra poco andare a fare il pit stop. Quindi, in questo giro devo fare il pit stop e devo spingere tantissimo. Rallenta e qua c'è l'era, vai vai Luis, vai Luis, vai Luis, tu sei qua, ok. A gomme finite sicuramente. Allora ragazzi, non ho paura di perdere. C'è quasi dalla minimappa Hamilton doppia sì, il mio compagno di squadra. Cioè, non so se vi rendete conto, ma non penso certamente che lo faccia. Però quasi Hamilton doppia il mio compagno. Attenzione che. No, attenzione a niente. Attenzione. Vai box 1. Vai box 1. E spingo anche con lui. Con Sebastian Vettel. Allora. Sto spingendo con tutti e due. Hamilton, guarda Hamilton. Chi ha iniziato l'ultimo giro? Vediamo un po' a quant'è. Un punto, cioè. Se passo Luis. Sì. Intanto, sul traguardo, Sor. Quale Sor? Sul traguardo, ultima curva. Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Gran Bretagna a Silverstone. 24 punti, porta a casa. Quasi, non è, ma quasi lo doppiava. Sul podio è Vettel. Non ce la fa. A gomme, finite, basta. Finito qua la sua corsa. Tieni la quarta posizione. Tienila. Sì, bravo. 21 punti. Quindi 24, 34, 44, 45 punti. Let's go con voi. Let's go. 45 punti. Bene. Casa d'oro. Ok, l'unboxing. Non farò adesso, ma farò. Ora, ragazzi, vedete che io ho la software per vincere. Oh, ce l'ho fatta. Se non era per i bonus, non vincevo, raga.
Poi l'unboxing rimane a telecamere spente. Allora, siamo arrivati all'esibizione 15, ok, niente, quindi di Temper. Ok, vediamo un po' se c'è la possibilità di migliorare qualcosa in auto. Calmi, Temper, niente, ok. Quindi ragazzi, come sempre, io spero che tutto vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando, bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, @cd, di cesto basso, il cesto basso, o se ragazzi, un bacione, e la vostro cd, esiste, è tutto, bene ragazzi, ciao!